La prima forma di vita inattaccabile dai virus, un batterio sintetico che potrebbe rivoluzionare la medicina. Il corrispondente Marco Varvello. Era il sogno dei biologi che 20 anni fa analizzarono il genoma umano, realizzare forme di vita sintetica a scopi medici. Adesso dunque si è riusciti a creare in laboratorio un batterio che replica il comunissimo Escherichia coli, microorganismo ben presente nel corpo umano, ma con un codice genetico modificato per ingannare, quindi resistere ai virus. Risultato raggiunto dai ricercatori dell'Università di Cambridge, studio pubblicato sulla rivista Science. In natura i virus aggrediscono le cellule leggendo la loro stessa sequenza genetica. Nel caso del batterio sintetico invece il virus non trova le informazioni consuete perché sono state appunto cambiate, non si orienta e quindi non si può replicare. È come se viaggiasse in una strada sconosciuta senza cartelli indicatori. Il virus rimane così al buio, l'infezione non si diffonde. I batteri sintetici poi si possono usare per produrre polimeri biologici, cioè plastiche totalmente biodegradabili. Insomma, un passo fondamentale verso farmaci e antibiotici di nuova concezione e nuovi materiali non inquinanti. Domani la giornata mondiale